Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Emanuele e oggi facciamo un bel ripasso di istologia dove ti interrogo e ti do tutte le possibili domande di esame in questo argomento. Ma prima, sono uno studente di medicina e vediamo subito se sei pronto per, superare l'esame. Ok, ora andrò un pochino a salto per vedere se sai un po' gli argomenti. L'idea di questo video è che tu ti faccia domanda, tu stoppi il video, dai una risposta breve di 3 minuti e poi procediamo avanti. Se non sai, te la vai a riguardare. Ora, partiamo subito con la prima domanda. Parlami di quali sono gli elementi corpuscolati del sangue, mi dici quella quantità, mi dici la composizione, mi dici come si suddividono. Fammi una diversificazione e classificazione dei tessuti connettivi. Come possono essere, come si suddividono, quali caratteristiche hanno. Parlami e raccontami ciò che sai. Parlami della cartilagine ialina, dei tipi, e del processo di ossificazione diretto e indiretto. E ciò che ci sai, raccontami anche i vari tipi di cartilagine che conosci. Dimmi anche cosa determina una mancanza delle zolle di Nissl nei neuroni. Parlami di come avvengono le sinapsi, quindi parlami della struttura, parlami del funzionamento. In modo particolare fai riferimento a quelle che possono essere le fessure sinaptiche o docce sinaptiche. Parlami della composizione, i percentuali, della popolazione linfocitaria, i vari tipi di linfociti quindi che conosci. E come si differenziano e come li possiamo classificare. Parlami della struttura di una cellula neuronale, quindi soma, dendriti, assone, neuroni pseudounipolari, unipolari, pluripolari, bla bla bla, tutto quello che sai. Parlami di come possono essere classificate le ghiandole, quali ghiandole, un esempio di qualche ghiandola che ti ricordi, e di tipo endocrino e dove possiamo trovare alcuni tipi di ghiandole esocrine. Differenza poi tra ghiandole endocrine e ghiandole esocrine. Mi parli della muscolatura scheletrica, della muscolatura liscia, qual è la differenza tra questi due tipi di muscolatura? Mi parli anche del sarcomero. Spiegami tramite quale meccanismo avviene il processo della contrazione muscolare e se cambia tra miocardio, tessuto muscolare scheletrico e tessuto muscolare liscio. Dimmi, che tipi di giunzioni possiamo trovare a livello di tessuto, miocardico, che permettono una contrazione continua del cuore. Parlami del pancreas, parlami della tiroide, parlami della milza, parlami della cellula della glia e degli astrociti che funzioni hanno. Che cosa sono le cellule ependimali? Quali sono le meningi e che funzioni ricoprono? Parlami del tessuto osseo, lamellare e non, tutto quello che sai. Parlami dell'epidermide e degli epiteli pseudostratificati. Parlami degli epiteli keratinizzati e non keratinizzati.